Salve a tutti, come ben sapete oggi è l'8 marzo, si parla tanto, no, di questa festa, giornata internazionale della donna, la questione della parità non raggiunta, eccetera, eccetera. Ora, io, la mia piccola riflessione oggi è questa, poi in realtà vi metto tutte le fonti in descrizione. Care donne, riferisco soprattutto alle femministe che dicono che vogliono la parità e l'uguaglianza. Siete proprio sicuri di volere la parità? Io personalmente, per come la intendete voi, perché la mia idea di parità di genere è molto diversa da quella della maggior parte delle cosiddette femministe, io non ve la consiglio proprio. Davvero, non ve la consiglio. Perché non ve la consiglio la parità di genere? Io penso, no, che tra le persone che stanno messe peggio sulla faccia della terra ci sono quelli che si suicidano e quelli che sono senza fissa dimora, senza tetto. Ora, sui senza tetto, io ho cercato varie fonti e pare che, voglio dire, in Italia, in America, circa il 60% dei senza tetto siano uomini. In altri paesi del mondo, anche l'80%, però non c'è un dato precisissimo. Ho cercato varie fonti, ho cercato di capire quale fosse affidabile, quale fosse ideologico e quale no, e quindi risulta che ci siano comunque molti più uomini che donne. Poi alcune fonti andate a vedere si arrampicano sugli specchi per cercare di dimostrare che le donne stanno messe peggio, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, chi sta messo peggio senza tetto dalle nostre parti, eh? A parte chi muore di fame in Africa, penso siano messi male i senza tetto. Oppure possiamo parlare del suicidio. Se una persona arriva a suicidarsi, evidentemente sta messa veramente, veramente, veramente male. Perlomeno soffre. Inutile dire, ma tu hai due braccia e due gambe, di che cazzo ti lamenti? No, invece, se la persona soffre tantissimo, se per esempio un disabile non si suicida e una persona non disabile si suicida, chiaramente la sofferenza è maggiore in quello che si è suicidato, chiaramente. Niente, secondo l'Istituto Superiore della Sanità, secondo l'ISSAT, praticamente l'80% dei suicidi in Italia sono uomini. E non parlo di quattro gatti, cioè parlo di 4.000 persone totale che si suicidano, di cui l'80% circa sono uomini. Ed è inutile arrampicarsi sugli specchi. Una volta su Wikipedia una ragazza mi ha detto che la differenza sta nel fatto che gli uomini si suicidano diversamente. In realtà l'ISS parla anche dati vecchi, in realtà parla anche dei metodi di suicidio, non cambia praticamente molto, non è questa la differenza. Tutto questo perché no, ma la depressione è più un problema femminile, ma potete anche benissimo andare a verificare che tendenzialmente gli uomini non vanno dallo psicologo, ma neanche dal medico certe volte, vabbè, ci si arrampica un po' sugli specchi, su questa cosa. Quindi consiglio di andare a verificare le fonti prima di dire sciocchezze. Poi, parlando dei fatti, voglio dire, di attualità per eccellenza, della guerra, cerco di capire chi è stato arruolato per la guerra in Ucraina, sia da parte dei russi che degli ucraini. Non ho molte informazioni, ma se non ho capito male, tutti uomini sono stati coscritti. Ma questo è sempre stato così. Cioè, noi abbiamo anche i soldati donna volontari, in Italia, in America, penso, in Francia, in Olanda, non lo so, però per la guerra in Ucraina dei paesi conservatori come loro hanno arruolato solo uomini, coscritti, costretti, con tutti i problemi che ne derivano, gente che è scappata, gente che è stata arrestata, gente che si è suicidata perché non voleva essere arruolata per la guerra, che siano russi o ucraini, dove persone stanno dappertutto, persone che rifiutano la guerra, che ripudiano la guerra, stanno sia da parte dei russi che da parte degli ucraini. Altri hanno fatto una scelta diversa, avranno avuto le loro ragioni, non lo so. Però il problema qui è che tendenzialmente le guerre hanno fatte gli uomini. Ora, sì, chiaramente causate da altri uomini, che, insomma, per interessi degli uomini, certo, però, voglio dire, poi le conseguenze versano sugli uomini. Ecco perché poi la sindrome da stress post-traumatico è un problema fondamentalmente maschile. Di solito sono i veterani delle guerre che ce li hanno, voglio dire, dalla prima guerra mondiale in poi le guerre non sono più una cosa per gentiluomini, eh. Voglio dire, le guerre sono guerre,
la gente muore, impazzisce, si ferisce a vita, voglio dire. Tempo facevano i nobili uomini che guerra. Se tornavi eri più ricco di prima, più privilegi, più vantaggi, ma adesso non è più così. È più complicata la situazione. Non è che inutile dire, ma gli uomini sono vittime delle guerre. Sì, anche certamente non la combattono loro. Comunque, a parte questa storia qua, una delle cose che mi fa più incavolare quando si parla di questioni di genere. Si parla anche del lavoro. E, per esempio, dico sempre, ma il gender pay gap, la legge italiana parla chiaro. Donne e uomini, se il contratto è regolare, prendono stesso stipendio, a parità di mansione, a parità di ore lavorate, a parità di anzianità. Ok? Poi non so che sotterfugi usano per pagare meno le donne, non lo so, però teoria è così. Problema concreto che volevo dirvi è, a parte che non c'è salario minimo in Italia, quindi se per esempio un lavoratore prende 20 euro al mese, per esempio io veramente quando ho lavorato al call center ho guadagnato 17 euro in un mese e tutto era in teoria sotto contratto, versato i contributi in teoria, dichiarazione dei redditi, prendere cacchio di 17 euro in un mese, se non anche presi 3 euro di cose, di tasse, che roba era. O quando ho lavorato per volantinaggio, insomma, tipo se, più di 70 euro al mese non ho preso. In teoria avevo un contratto di collaborazione all'epoca, quindi in un annetto ho guadagnato 500 euro, tutto dichiarato al fisco, chiaramente. Ma non essendoci salario minimo, care donne, volete veramente la parità di genere? Ma prima di pensare, no, alla questione del gender pay gap, che poi in Italia è soltanto, si fa per dire, del 10%, pensate al salario minimo e poi diciamo ok, la donna deve prendere lo stesso salario dell'uomo, perché salario minimo attualmente vuol dire che se un uomo prende, per esempio, 20 euro al mese per un lavoro di cacchio, anche la donna prenderà 20 euro al mese, se volete la parità. Ma soprattutto di che volevo parlare. Problema qui, per esempio, anche se questa è una fonte un po' vecchia, è che effettivamente ci sono delle differenze anche nei lavori. Cioè, chiaramente gli uomini fanno lavori di solito, cioè, chiaramente ci sono degli stereotipi del tipo, no? La donna fa quello, l'uomo fa quell'altro. Ma nessuna donna si va a lamentare del fatto che i minatori sono tutti uomini, i contadini, no, beh, dipende in realtà, gli operai sono quasi tutti uomini, i muratori sono quasi tutti uomini, per dire. Lavori logoranti e usuranti, non tutti, però molti fanno gli uomini. E non, davvero io non auguro a nessuna donna di andare a lavorare in fabbrica 18 ore al giorno, non auguro a nessuna, ok? E infatti poi la maggior parte delle persone laureate sono donne, che non significa che le donne sono per lo più laureate. Cioè voglio dire, la maggior parte delle donne sono, cioè il 60% dei laureati sono donne. Ma non vuol dire che il 60% delle donne siano laureate. Chiaro, quindi non vi stupite se molte donne hanno ancora la quinta elementare, come mia mamma, per esempio, che aveva la quinta elementare. Cioè, il 60% dei laureati è donna. Poi ci si può lamentare, come mai hanno meno lavori meno facoltosi. Ok, però nessuna donna si può lamentare del fatto che la maggior parte degli uomini fa lavori logoranti, usuranti, per dire, ecco. Non capite che è un problema questo. Sì, ci si lamenta che la maggior parte degli avvocati sono uomini, ho capito, ma non ci si lamenta del fatto che la maggior parte degli operai o dei lavoratori pesanti sono uomini. A prova di questo, per esempio, vi metto anche la fonte dell'INAIL, gli ultimi dati sui morti sul lavoro è che sono circa 1.100 adesso, i morti sul lavoro. No, scusate, no, il dato attuale, sì, il 1.100 totale, di cui 970 uomini e 120 donne. Capite che nella pratica, nella sostanza, il lavoratore maschio ha la peggio? Cioè, per peggio che morire, cosa c'è? Ditemelo voi. Peggio che morire. Forse sono io che sbaglio, eh? Vi ho detto, peggio di chi si suicida. O di chi è senza tetto, personalmente penso che non ci sia nessuno, forse è una mia interpretazione. E sul lavoro penso che peggio di chi
se hai un lavoro, se poi muori sul lavoro, chiaramente sei messo peggio di chi non muore. Ok? Quindi, voglio dire, ma siete proprio sicure? Anche perché, secondo l'INAIL, le donne che denunciano un incidente sul lavoro stanno aumentando. Lo volete veramente un pari trattamento? Lo volete per davvero? Io non ve lo consiglio, se non ripensate cosa significa per voi la parità. Poi, parlando della questione, per esempio, che io non conoscevo fino a poco tempo fa, ma si parla spesso degli uomini assassini, di qua e di là, vabbè. C'è una cosa, a parità di reato, ci sono degli studi, delle statistiche, secondo le quali, secondo i quali, donne e uomini hanno trattamento diverso, cioè per lo stesso reato la donna riceve un trattamento migliore, meno ore di carcere. Chiaramente le condizioni carcerarie sono migliori nelle carceri femminili, chiaramente sono meno affollate, chiaramente. E poi, e non mi vieni a dire, no, ma perché l'uomo fa più reati? No, no, parlo proprio a parità di reato. E poi di conseguenza c'è anche il discorso della pena di morte. Per esempio, in italiano vi metto la fonte di Nessuno Tocca Italino, che vi spiega che veramente ci sono molti stati del mondo dove la pena di morte o è stata tolta alle donne o non la si pratica comunque. A prescindere, no? Massimo si dà l'ergastolo, diciamo che si dà la pena di morte figurato alle donne in quei paesi dove ci sono, insomma, c'è l'estremismo islamico. E si parla comunque sia di alcuni paesi. Per esempio, si parla di, sono state giustiziate, per esempio, solamente, secondo Nessuno Tocca Italino, solamente 17 donne nel 2016 e basta, cioè lo 0,6% del totale dei condannati a morte. E vi ho detto prima, non è perché gli uomini violenti, criminali, sono di più, anche per quello, ma perché proprio a parità di reato c'è un trattamento diverso. Siete sicure, care donne, vi ripeto, di volere la parità di genere? Ok? Io non sto dicendo aumentiamo le donne condannate a morte, dico proprio aboliamo la pena di morte. Io ho detto il mio concetto di parità di genere, probabilmente è diverso dal vostro. Probabilmente. Ok? Poi parliamo dell'argomento preferito. Preferito quando si parla di questioni di genere, il femminicidio. Parte che è un'interpretazione ideologica, secondo me. Però se vogliamo vedere i dati senza interpretazioni, grosso modo, cioè, gli ultimi dati disponibili dell'Istat sono questi: 303 omicidi, di cui 184 uomini e 119 donne, cioè 184 è un numero superiore a 119. Chiaramente, non c'è il discorso dei moventi, però è chiaramente 184 un numero superiore a 119. Vuol dire che se sei maschio è più facile che tu sia vittima di omicidio rispetto a una donna. Soprattutto se esci di casa, visto che dicono che i colpevoli sono prevalentemente partner, ex parenti, insomma, quindi vuol dire che se esci di casa, fondamentalmente è l'uomo che deve avere paura, non è tanto la donna. Cioè, voi siete proprio sicure di volere la parità? Qui la parità, voglio dire, state sono queste: o diminuiamo il numero di uomini vittime di omicidio, o aumentiamo le donne, oppure. Facciamo sparire gli omicidi dalla faccia della terra. Non lo so se è possibile in un mondo senza omicidi. Ok? Poi ci sarebbero molte cose da dire al riguardo, però capite che nella pratica, cioè l'uomo ha più possibilità di morire per mano violenta, ok? Rispetto alla donna. Ok? Quindi io veramente, questi sono alcuni esempi, alcuni esempi. Poi parlo del lavoro, dell'omicidio, del carcere, del suicidio, del senza tetto. Siamo proprio sicuri che volete la parità, ma proprio sicuri. No, perché se trascurate questi problemi, con la cosiddetta parità, ci l'avrete anche voi. Ve l'ho detto, eh. Per esempio, gli incidenti sul lavoro stanno aumentando nelle donne. Ok? Se non ho capito male, anche senza tetto, per esempio, i dati vecchi su Istat senza tetto dicevano che prima l'84% degli uomini, cioè, scusate, l'84% dei senza tetto erano uomini, adesso in Italia sono il 60%, anche se sono molto, molto, molto aumentati, no? Quindi vuol dire che la percentuale di donne
senza tetto sta aumentando, oltre il numero in generale. Quindi siete sicure di volere la parità di genere? Perché secondo me avete proprio sbagliato strada, sia la teoria che la pratica, la state proprio sbagliando. Quindi verificate le fonti, approfondite e non arrampicatevi sugli specchi. Per il momento è tutto, alla prossima.